Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi FRSky al Flight Controller Mamba FS7. Questo tutorial è valido sia per le riceventi a 2.4 GHz che per quelle a 900 MHz e vedremo come collegare il segnale SBUS e la telemetria SmartPort. La prima cosa da fare è capire meglio che fili dovremo usare per fare i collegamenti. Molte riceventi FRSky hanno due porte SBUS, una chiamata SBUS IN e una chiamata SBUS OUT. Noi dobbiamo usare sempre quella chiamata SBUS OUT, perché è quella che invia il segnale SBUS al Flight Controller. La porta SBUS IN serve per ricevere il segnale SBUS da una seconda ricevente in ridondanza, ma per i quad FPV una ricevente sola va più che bene. Quindi controlliamo il manuale e identifichiamo i fili alimentazione, terra, smart port ed SBUS. Colleghiamo il cavo alimentazione in un pad 5V, la terra in un GND, il cavo smart port in un TX di una UART libera e il cavo SBUS in un RX di un'altra porta UART libera. Per quanto riguarda i cavi SBUS e smart port, anche se utilizzano un TX e un RX, non dobbiamo collegarli nella stessa porta UART, ma dobbiamo usare due UART diverse. Alcuni riceventi, come le XM Plus, hanno solo il cavo SBUS, quindi con questo modello dobbiamo rinunciare alla telemetria. Per quanto riguarda il Flight Controller abbiamo l'imbarazzo della scelta, in quanto sono presenti ben 6 porte UART. Per questo tutorial userò le due UART sul lato sinistro, collegando il cavo terra nel GND, il cavo alimentazione nel 5V, il cavo SBUS in questo pad SBUS e il cavo SmartPort in questo TX2. Dopo aver fatto i collegamenti, possiamo avviare Betaflight per configurare la ricevente. Andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART 1. Poi andiamo nella riga della UART 2 e in Telemetry Output selezioniamo Smart Port. Possiamo salvare. Andiamo nel tab Configurazione, scendiamo verso il basso e in Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto scegliamo SBUS. Se abbiamo collegato il cavo smart port, non dimentichiamoci di attivare telemetry. Quindi salviamo. Ora non ci rimane che andare in receiver e provare la Taranis. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Ora passiamo alla Taranis per configurare la telemetria SmartPort. Andiamo nella pagina Telemetry e facciamo Discover New Sensor. Come vedete ha trovato tutti i sensori del Flight Controller, questo significa che la telemetria è configurata bene. Perfetto, abbiamo finito. Il radiocomando è configurato su Betaflight e la telemetria è attivata. Questo era il mio tutorial su come collegare le riceventi FRSky al Flight Controller Mamba FS7. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.